Finisce ufficialmente il silenzio stampa della Leomatic Viola Reggio Calabria. I risultati sicuramente dell'ultimo mese sono negativi, però purtroppo nell'ambiente cestistico quando vinci va tutto bene, siamo tutti bravi, i migliori giornalisti ce l'abbiamo noi, i migliori dirigenti ce l'abbiamo noi, la migliore squadra è la nostra. Quando perdi chiaramente va tutto male, siamo gli ultimi nella classe, la Viola era in Serie A, ormai in Serie B. Ma quindi, con quali motivazioni riaprite il dialogo alla stampa? Che era successo, insomma? No, ma non è successo nulla di importante, era che questi 15 giorni per noi erano sicuramente di attesa, di valutazioni che volevamo fare all'interno di un gruppo, tra di noi, volevamo stare un po' tranquilli, non volevamo trasferire tutto questo messaggio all'esterno. Ci è servito tantissimo al di là poi delle risultati sportive, perché ieri abbiamo perso una partita. Questo oggi ci fa andare in maniera più serena, tra virgolette, nel senso che siamo consapevoli delle scelte che dobbiamo fare, dei miglioramenti che si possono fare per questa squadra. Sicuramente non siamo diventati dei brocchi, né come squadra né come società. È un momento difficile, è soltanto con determinate caratteristiche e elementi che sia questa squadra che sia questa società devono avere possono uscire da un momento particolare. Bisogna essere pazienti, bisogna essere calmi anche nei giudizi e nelle valutazioni. È giusto che ci siano anche le critiche, perché ci stanno, perché le critiche poi nascono attraverso l'amore che c'è nei confronti di questa squadra. E quindi l'accettiamo, ci stanno, fanno anche bene, possono ricaricare. A me ogni volta che vedo queste critiche sicuramente mi accendono, e questa sicuramente è una cosa è importante. Senza dubbio, vuol dire che ci sono delle valutazioni, delle decisioni che noi dobbiamo prendere in maniera anche abbastanza veloce. Avvolgiamo il nastro, in questa stanza al centro Viola l'anno passato, verso ottobre, il direttore Gianni Condello chiamava Giovanni Mafrici, ma per richiamare i tifosi che cosa bisogna fare? Adesso i tifosi sono tanti e sono pure agguerriti, vogliono una Viola da altre serie. Che si può dire a questi ragazzi, a questi tifosi? Si può dire innanzitutto che siamo noi per primi, più di loro, che crediamo in questo progetto e vogliamo uscire urgentemente e velocemente da queste categorie. Bisogna però bisogna anche essere attenti a tutto quello che succede al movimento. Bisogna fare i giusti passi, le giuste valutazioni, e quindi oggi ritengo che la società ha fatto comunque delle scelte importanti nel comporre un organico così. Forse qualcosa non sta funzionando da tempo, e quindi oggi la piazza sì, è esigente, è una piazza importante, e quindi tutto questo poi scaturisce, voglio dire, da una serie di critiche che ci possono stare. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo, non ci risparmieremo in questo, né sul mercato, né nelle valutazioni anche interne che ci possono essere. La passione, voglio dire, poi è l'arma importante che in questo momento può uscire fuori. Poi sappiamo benissimo la storia di questa società, della Viola, del nome che porta, sicuramente è qualcosa di importante, lo sapevamo già, ma noi proprio perché sapevamo tutto questo, crediamo in questo progetto da portare avanti. Riavvolgo ancora il nastro, esonero di coach Alessandro Fantozzi. In tante altre lavori hanno detto probabilmente sarebbe stato meglio separarsi dopo Agrigento. Problemi di tempo o tutto ponderato? È stata una cosa all'improvviso dopo Rieti o era una scelta programmata? No, programmata no, perché comunque quando c'è un esonero di un allenatore che a noi è costato tantissimo sotto tutti i punti di vista, da quello economico, da quello d'immagine, da quello personale, quindi no, non era programmato. Abbiamo preso queste decisioni importanti dopo tutta una serie di valutazioni, è un percorso che abbiamo fatto in 2 anni. E forse Alessandro ha fatto qualche errore, ma questo è tutto relativo, le responsabilità vanno comunque sempre ripartite. La società in questo neanche è responsabile, io sono il primo responsabile perché comunque è una sconfitta personale e anche professionale, però c'era da ripartire, c'era da dare una risposta, non potevamo stare lì a pensare ai comportamenti o comunque ai rapporti personali che avevamo con Alessandro. Bisognava ripartire velocemente e dare le risposte prima di tutto a questa squadra, che ha bisogno sicuramente, aveva bisogno sicuramente di nuovi stimoli. Ritengo che Domenico in questo ha lavorato abbastanza bene, in questi 15 giorni, con grande entusiasmo. E io di questo sono abbastanza fiducioso. Ora vedremo stasera con Domenico di confrontarci ancora di più e cercare di andare avanti. Domenico Polignano vince con la Stella Azzurra, allenatore promettente, va tutto benissimo, ha fatto giocare i giovani, si
siamo tutti felici. Perde a Potenza, è diventato l'ultimo della classe anche lui, ma fiducia a Domenico, chiaramente con un parafulmine da parte della società. Il parafulmine intanto siamo noi, non c'è nessuno che può fare da parafulmini e quindi voglio dire in questo le decisioni vanno comunque sempre rispettate e protette. Io sono sicuramente il parafulmine di Domenico al 100% come lo sono stato sempre con gli altri. C'è da valutare bene, c'è da valutare bene, io ho grande stima e grande voglia nell'affidare questo incarico a Domenico perché ritengo che sia una persona che ci tiene tantissimo. Può dare tantissimo a questa squadra, è una persona anche abbastanza preparata, ha la sua esperienza, ha fatto da vice in maniera anche importante in questi ultimi 3 anni. È una chance che noi vogliamo dare a una persona di Reggio Calabria, a Domenico in modo particolare, perché sappiamo come ci tiene a questa maglia. Ritengo che stiamo andando tutti verso questo percorso. Molto spesso si perde di vista l'obiettivo primario. Qui al centro viola, appena 4 anni e mezzo fa, si giocava la Serie D. Poi arriva la prima Serie B dilettanti. Siete con la gestione Muscolino da 1 anno e mezzo in sella. Quali sono i vostri obiettivi nel breve e nel lungo periodo? Chiaramente compatibilmente con il budget e con anche la risposta di questa città, e non solo. Ma guarda, il progetto nostro è un progetto che va a 360 gradi, è un percorso, voglio dire, sicuramente difficile, importante. L'anno scorso è stato più semplice perché c'era probabilmente tutti quanti noi maggiore entusiasmo. Per raggiungere determinati obiettivi bisogna dare non il 100% ma anche qualcosina in più. Ci vuole un po' di fortuna, gli investimenti economici che sta facendo la società sono importanti, quindi. Dove possiamo arrivare? Questo non lo sappiamo. Oggi noi abbiamo allestito, credo, una squadra importante. E sicuramente pensavamo nelle valutazioni di quest'estate che sarebbe il percorso sarebbe stato più facile. Oggi in realtà non è così, non basta avere una squadra talentuosa, bisogna anche avere altro, e mi riferisco soprattutto anche dal punto di vista organizzativo. Quindi bisogna avere un po' di fortuna. In questo voglio dire, noi bisogna ancora lavorare tantissimo. E poi non c'è da trascurare anche il lavoro che noi stiamo facendo con il settore giovanile, perché comunque per noi è un grande investimento quello lì. Quindi l'investimento di Muscolino, il progetto Muscolino va visto a 360 gradi, anche nelle collaborazioni con le varie associazioni su Reggio Calabria, su tutta la provincia. Questo è un percorso che abbiamo iniziato noi, abbiamo cercato di farlo sempre con tutti quanti collaborando per cercare di migliorare quello che era il movimento in generale. Quindi il progetto Muscolino va visto in diverse ottiche, non soltanto quello della prima squadra. La crescita deve essere crescita graduale. C'è bisogno di tutti quanti noi cercare di migliorare ancora di più, perché possiamo dare tantissimo a questa società, a questa piazza. Poi, ripeto, la piazza è una piazza esigente, per la storia, per quello che c'è stato a Reggio Calabria. Ritengo che oggi i tempi sono anche cambiati. Noi vogliamo fare bene. Quindi crediamo che il percorso nostro è un percorso importante, è un percorso che può dare delle grandi soddisfazioni alla città e in questo noi sicuramente lavoreremo con la grande passione e massima serietà. A fine gennaio, il campionato finisce maggio-giugno, il pallone è uno, i canestri sono due, ancora è tutto da giocare. Ma sì, oggi siamo sicuramente a metà del percorso, tutto c'è da giocare. Ritengo che in questo momento Agrigento ormai è andata, ritengo che la squadra che ha dimostrato in questo arco di campionato di avere maggiore solidità e quindi poi c'è un gruppo di squadre come noi, Martina Franca, Francavilla, Roseto Scauri, Rieti stessa, che possono sicuramente fare bene. Oggi ho visto diverse valutazioni che hanno fatto, anche gli acquisti di altre società, perché tutti quanti stanno rinforzando, Francavilla stessa sta cercando un 4 e quindi voglio dire, tutti quanti ambiscono comunque a vincerlo, comunque a fare bene. Ritengo che in questo momento credo che possa fare la differenza chi tra queste società sbagli di meno. E quindi in questo dobbiamo stare attenti, anche questa attesa nel valutare la posizione di un acquisto di un giocatore a noi dire, ci è servita tantissimo. Noi vogliamo valutare prima di tutto quello che è il gruppo che ha lavorato in questi 5 mesi, che ritengo che sia molto importante fare delle scelte intanto all'interno di questo gruppo e poi eventualmente noi siamo già pronti a fare mercato per cercare di migliorare ancora di più questa squadra. Uno l'abbiamo fatto settimana scorsa,
Agosta, che era un giocatore che da agosto seguivamo. È stato veramente lunghissimo questo percorso di arrivare a gennaio per cercare di farlo rientrare. Ha fatto anche un'ottima partita, un buon impatto, un ottimo giocatore, secondo me alla lunga lui può essere veramente decisivo in questo campionato.